Buonasera a tutti. Parliamo questa sera di Paolo Crivelli, un artista di origini campane, trapiantato in Lombardia, tra Lodi e Milano. Un profilo che ha disegnato sin dall'infanzia. Colori, pastelli erano parte del proprio patrimonio, del proprio patrimonio espressivo, che ha avuto un seguito molto particolare. Dopo un'interruzione, ha iniziato a dedicarsi in maniera compiuta al mondo dell'arte, più precisamente alla pittura. Ha iniziato essenzialmente occupandosi di paesaggi, di interni, rappresentati con una chiave spesso di carattere metafisico, ispirata a noti personaggi del mondo dell'arte, a grandi maestri, quali possono essere Picasso, Van Gogh. In particolare, il suo percorso è stato scandito fortemente da un'attività di ricerca, che si è conclamata intorno al 2017-2018 attraverso le opere che vedete alle mie spalle e che abbiamo scorso qualche istante fa. Parliamo in questo caso di un trait d'union tra pittura figurativa e pittura astratta. Una pittura figurativa che mira a raccogliere e a rappresentare in maniera spesso molto fedele quello che è l'atto vitale della creazione, accompagnata e velata da un aspetto invece legato alla pittura astratta, che solo all'apparenza è rappresentato da segni vigorosi, che per tanti aspetti evocano una forma di astrattismo tipico della pittura degli anni 60 americana, d'oltreoceano in generale, e che servono in qualche modo ad imprigionare dei momenti di vita, offrendo così un concetto d'arte che mira in questo caso a sospendere ed imprigionare del tempo qualche cosa che per sua natura è destinato a dissolversi.